Bentrovati a tutti gli appassionati di vibrafono e di percussioni. Benvenuti al nuovo episodio con una nuova intervista assieme a Luca Gusella. Ciao Luca. Ciao a tutti. Per chi non lo conoscesse, Luca Gusella è un, si può dire, un più che vibrafonista. Quindi, essendo più che vibrafonista, merita di essere conosciuto e ci racconterà poi durante questa chiacchierata come è riuscito ad arrivare dove è. Luca, inizierei subito a farti qualche domanda in merito al tuo passato e alla tua formazione, perché questo tuo eclettismo sicuramente ha delle radici lontane e quindi se vuoi raccontarci un po' di come ti sei appassionato alla musica, cosa ti ha portato a scegliere diversi strumenti e diverse discipline nella tua formazione. Allora, io ho iniziato abbastanza tardi, con degli ascolti, intorno alla scuola media, scoprendo i dischi dei miei genitori, che erano sostanzialmente dischi di musica classica, di soul, rhythm and blues, tipo Barry White o altri artisti, e poi Beatles, quindi rock pop. Questi sono stati i primi ascolti della scuola media. E mi piaceva molto comunque soffermarmi con i dischi dei miei genitori. Dopodiché un amico in terza media mi ha fatto scoprire il rock progressivo, quindi di Genesis, Emerson, Lake & Palmer, e lì c'è stata un po' la folgorazione per questo genere durante la terza media, al punto che ho deciso di iscrivermi in conservatorio, perché volevo fare più o meno il pianista, cioè volevo imitare Emerson in realtà. Quindi suonavo sulle mensole imitandolo, così muovendo le dita sulla libreria. Mia mamma vedeva tutti questi movimenti e ha detto vabbè, facciamoli fare il conservatorio, visto che non ero particolarmente studioso. Però lì ovviamente era tardi per entrare in pianoforte, quindi alla fine mi sono iscritto a oboe, che era uno strumento che non è che mi interessasse particolarmente. Però era il modo per entrare in conservatorio. Nel frattempo ho studiato pianoforte privatamente per fare l'esame. Però non mi hanno preso, perché comunque era in ogni caso troppo tardi. Ho continuato ancora con l'oboe per un anno e poi vedevo la classe di percussioni, quella sotto di Franco Campioni, dove c'erano Benover e tutti i nostri vecchi amici. E mi attirava, anche perché la batteria comunque è uno strumento che così sonoricamente mi attirava, mi piaceva. E alla fine poi mi sono iscritto a strumenti di percussione. E da lì è iniziato lo studio della musica classica, dei timpani, dello xilofono, del rullante, tutte le nostre cose. Quindi è iniziato un po' così il percorso. Dopodiché il conservatorio, diciamo che sono stato abbastanza precoce, perché il maestro Campioni, che amava buttare un po' nella mischia gli allievi così che mostravano più, no, così particolare brillantezza in orchestra, quindi ho cominciato abbastanza presto, già facevo ancora il liceo, a suonare in orchestra, a suonare i timpani, per cui diciamo i timpani sono stati il mio primo amore nella musica classica. Ed è uno strumento che ho suonato tantissimo nelle orchestre fino a anche poco tempo fa. E questo è stato lo strumento su cui sono appassionato. Ovviamente poi la conoscenza di Andrea Del Becco e di tutti i compagni che più tastieristi mi ha portato gradatamente verso anche gli altri strumenti. Nel frattempo, parallelamente a tutto ciò, c'era la batteria, che io avevo cominciato a suonare con dei miei amici, con i gruppi rock, per cui c'era questa attività parallela di batterista, così, all'iniziale. E anche questa cosa della batteria è proseguita quasi fino ad oggi, per cui, ecco, già timpani, batteria, ci sono già due monticelli così da scalare, da preparare. E così poi naturalmente le collaborazioni, tante cose sono avvenute in tutti questi anni, diciamo, di musica classica e anche di batteria, perché fino agli anni 80, fino alla fine degli anni 80 ho suonato con dei gruppi rock, ho fatto anche con questo gruppo con cui avevamo vinto un concorso, avevamo fatto il supporto alla Elio Storitese della prima ora, quando non c'era ancora Christian Meyer alla batteria, quindi giravamo con loro, aprivamo il loro concerto, poi loro continuavano. Ecco, a un certo punto è stata la marimba, con Beppe Sciuto. Non so se tu te lo ricordi, questo batterista. No, infatti... molto bravo.
A questo proposito, infatti, ti vorrei chiedere se ci puoi raccontare com'era il clima della classe di percussioni in quegli anni e come sei arrivato a conoscere appunto i tuoi compagni di corso. Magari Beppe Sciuto era uno di quelli, Andrea Gulbecco era uno di quelli, Balbinutti anche. Quindi se ci puoi raccontare la tua evoluzione della formazione in duo, che penso sia una delle formazioni che più ti caratterizza. Certo, che con cui poi ho lavorato di più. Allora, intanto rispetto alla classe di percussione ti dico che era molto bello l'ambiente in quegli anni, perché i nostri fratelli maggiori erano appunto Daniele Callegari, che poi è finito in Scala, Maurizio Benomer, Maurizio Bianchini, e Andrea Pestalozza. Tutti loro facevano parte del gruppo di percussioni e noi andavamo a vedere questi concerti dove vedevamo queste cose bellissime, con Campione che dirigeva questo gruppo, questo quintetto, sestetto. Inizialmente a fare delle parti più tranquille, io, Morgan Tortelli, che adesso è stato il timpanista a Firenze, e tanti altri amici, anche Riccardo un po' più avanti, Balbinutti. E lì, cioè, per noi era veramente uno spettacolo vedere e poi poter partecipare a questi concerti insieme a loro. Ovviamente anche rispetto a questi nomi puoi immaginare quanto l'ambiente fosse stimolante dal punto di vista musicale, perché soprattutto anche Maurizio, che in Italia portava i primi spartiti americani, le prime composizioni per vibrafono, oppure gli venivano dedicate come Omar di Donatoni, per cui ovviamente c'era per noi un grande insegnamento. Per quanto riguarda il duo, la conoscenza poi con Beppe Sciuto, con cui avevo cominciato a parlare, a suonare, a essere molto amico, ha portato a formare il primo duo con lui sulla Marimba Grande, dove suonavamo in due, e a preparare alcuni repertori tratti sia dal mondo classico, trascrizioni, arrangiamenti, sia dal mondo jazz. Quindi magari mi ricordo che suonavamo Night in Tunisia, in duo, e lì è cominciato un pochino la mia frequentazione attiva, diciamo, del jazz, perché fino allora avevo solo una grande passione d'ascolto e studiavo su qualche metodo, perché mi interessava la tecnica jazzistica, l'armonia, la studiavo, e poi sul pianoforte provavo a fare qualcosa, però sugli strumenti nostri, marimba, vibrafono, non avevo ancora prodotto niente. Quindi con Beppe ho cominciato e poi con Riccardo Balbinutti ho continuato con questo duo sulla marimba, e anche lì le trascrizioni si sono sprecate da Tchaikovsky a Prokofiev a Pannefini e Cicorea, e quindi c'era la prima parte classica, la seconda parte più jazzistica, dove improvvisavamo, e quella è stata una bellissima esperienza che è durata più o meno per tutti gli anni 90. E questa cosa poi è sfociata nel duo con Andrea Gulbecco, Aisha Duo, che è quello con cui appunto ancora ci esibiamo. Dalla fine degli anni 90 in poi il duo è stato rappresentato principalmente da me e da lui, almeno il duo come lo conosciamo noi, vibrafono marimba. Mi ricordo che Franco Campioni ogni tanto durante le lezioni, ad esempio durante le mie lezioni, ci dava un impulso rivolto verso il jazz, soprattutto sulla batteria. Ha fatto altrettanto anche con voi in quegli anni? Certo, perché lui era batterista e suonava nei club allora, e quindi noi lo vedevamo sia suonare, esercitarsi in aula. Poi lui, rispetto ad altri insegnanti, dava anche dei compiti e nell'esame forse bisognava suonare anche qualcosa di batteria. Comunque lui faceva lezione anche di batteria, anche diciamo fuori corso. E poi si metteva al pianoforte, suonava nel suo modo, diciamo, monchiano, le canzoni, cantava le canzoni di Sarah Vaughan. Era un grande stimolo per noi. Anche Andrea Gulbecco, che già cominciava a suonare in classe e a far sentire le sue cose molto belle. Però ecco, Campioni sicuramente col jazz ha dato una bella spinta, sì. E tu, nel tuo percorso, come ti sei avvicinato allo studio dell'improvvisazione e della musica d'insieme? Io ricordo che ci siamo anche incontrati a qualche seminario, però sicuramente il tuo percorso è iniziato molto prima. Io un pochino prima, appunto, con Beppe, dovendo suonare questi brani, questi arrangiamenti, dovendo improvvisare, io ho
avevo cominciato così a mettere in pratica tutte queste cose teoriche che dicevo, per cui utilizzavo i metodi e provavo sul pianoforte a trovare qualche voice. Quindi ho cominciato a studiare un po' più seriamente, soprattutto sulla marimba, perché questo è lo strumento con cui mi esprimevo. Il vibrafono è arrivato un pochino più tardi, e piano piano ho cominciato anche a uscire fuori dalla dimensione del duo con la marimba e suonare con qualche chitarrista, con qualche bassista, a provare a giocare un po' con gli standard, a impararli. Sai, da cosa nasce cosa, sassolino dopo sassolino, diventa un po' così. Quindi è stato un percorso piuttosto progressivo. A un certo punto, poi nel 2007, ho comprato il mio vibrafono master, perché prima avevo uno studio 49 con i tasti piccolini, a 4 ottave tra l'altro, e da lì ho cominciato a studiare un pochino più seriamente. Quindi diciamo il vibrafono è arrivato negli ultimi 20 anni circa, ecco, come studio più serio, più appassionato. In questo caso, visto che io ti faccio anche domande da vibrafonista, ti chiedo proprio nello specifico, come hai sviluppato il tuo metodo di studio? Come hai assimilato tutto quello che ora esprimi? Sai, dipende. Se devi suonare qualche brano perché ti viene proposto da qualche parte, no? Oppure come per il duo Isha, devi provare qualcosa, ovviamente il focus va su quel brano lì e su come renderlo al meglio a livello di accompagnamento, a livello di assolo, eccetera. Quando sono un po' più libero, cioè quando non devo preoccuparmi di lavorare per terzi, per altri progetti, cerco di andare avanti a studiare, per cui magari ho degli schemi che riguardano più l'armonia e quindi voicing, piuttosto che degli esercizi che mi costruiscono, che mi costruiscono da me, oppure verso le improvvisazioni possono essere, ma più che pattern, magari sono dei giri armonici ripetitivi sulle 12 tonalità, perché lo sappiamo, gli standard sono 1000, 2000, cioè è difficile conoscerli tutti. Ed è difficile anche scegliere, anche quando te ne piace uno, però se non lo devi suonare, poi non dico che sia tempo perso, però. Allora, ecco, preferisco dedicarmi più a delle cose generali, globali, più che il brano in sé, a meno che ovviamente non lo debba suonare. Quindi il metodo è ritagliato un po' su di me, sulle mie esigenze armoniche e ovviamente melodiche, le linee improvvisative. Certo. Poi io ricordo anche, visto che abbiamo avuto occasione di suonare assieme, ricordo che tu hai una particolare attenzione anche sul timbro, sul suono, soprattutto dalla marimba in poi, e anche la scelta delle bacchette mi ricordo che per te era una cosa importante. Ma sì, sono un po' appassionato, sono un po' fanatico di bacchette, ne compro abbastanza, non tantissime, però abbastanza, sì. E mi è sempre piaciuto un suono piuttosto scuro, soprattutto sulla marimba, ma anche sul vibrafono, con un certo rapporto con il suono fondamentale più che con l'armonico. Quindi ecco, direi che il suono di Gary Barton per il vibrafono per me è l'ideale, anche se è peccato imitarlo perché c'è già quel suono lì, però secondo me è il suono tra quelli più riusciti, più gonfi, diciamo. E allora ultimamente ho cercato anche delle bacchette di quel tipo, delle vecchie Masser dell'epoca in giro, per avere anche quella sonorità lì. Se no, in generale con le Friedman, con le bacchette di Dick Friedman, che sono l'altra, diciamo, scuola un pochino più chiara, diciamo, di bacchetta, mi sono anche appassionato a quel tipo di bacchetta lì, però sempre più verso il suono scuro, ecco, con una certa carica di fondamentali, soprattutto per la marimba. E spesso metto una quarta bacchetta anche molto grossa per i bassi della marimba quando accompagno nel duo, ti ricordi? Mi ricordo. Mentre sul vibrafono hai sempre mantenuto bacchette, la quadriglia omogenea? Sì, direi di sì. Non è mai capitato di mettere la quarta bacchetta, no, perché sai, quei bassi comunque è difficile che li usi da soli come accompagnamento. Ultimamente ho fatto anche un esperimento perché ho comprato un Saito e adesso sto usando un vibrafono master con i tasti del Saito, perché il Saito, credo che si chiami 1500, è un'imitazione. E quindi si adattano bene, che ultimamente sto usando questo
questi tasti, perché mi sembrano un po' più scuri. L'ultimo anno ho provato questo ibrido. Sei riuscito a montare sul frame della Master i tasti di Saito? Il Saito, credo VS1005 si chiami, è praticamente, se tu lo vedi, è proprio un'imitazione nella forma del frame del Master. E quindi i tasti, sì, raccontando di Yamaha che, dell'Arus che non si adattano, si adattano bene e quindi stanno perfettamente. E quindi lo strumento funziona anche così. E viceversa, anche i tasti del Master sul Saito. Questo è molto interessante. Vuol dire che anche i risuonatori sono tarati più o meno per la stessa frequenza. I risuonatori dovrebbero essere tarati più o meno in quella frequenza lì. Anche se, per esempio, i tasti del Master VA sono 441 e invece il frame è uscito a 443. Almeno i tasti originali erano così, quelli del 2007. Per cui c'è un po' di differenza. Bisognerebbe capire se questa differenza fa veramente molta differenza. Ecco, questi sono ancora i... un po' misteri, perché ci vorrebbero degli apparecchi particolari forse, o comunque fare delle comparazioni. E... a un certo punto ho trovato in America uno che vendeva due risuonatori Master vecchi, anche una cifra interessante, cioè sotto i 1000 euro, e stavo quasi per comprarli per fare questa comparazione. Poi va bene, alla fine li hanno venduti, perché poi il prezzo del viaggio, del trasporto era notevole. Immagino che siano cose che possono interessare uno come te. Come hai risolto il problema del trasporto, del viaggio? Ti vorrei chiedere questa cosa anche relativamente alla tua frequentazione assidua ormai da anni della Barga Jazz Big Band. Ah, sì. Allora, per quanto riguarda la logistica, è buffo. Quando io vado ad acquistare le macchine spesso usate, i rivenditori rimangono un po' così, perché la prima cosa vado a sentire lo stereo, vado nell'equalizzazione e sento i bassi come sono, se sono sufficienti, perché poi sei in autostrada e quindi così. E l'altra cosa, prendo un metro, tiro giù tutto e vedo se ci sta la marimba. E per cui sì, logisticamente io sì, viaggio a station wagon, di quelle diciamo non tradizionali, non troppo alte, perché così il tutto sta appiattito e questo è un po' il destino. Poi adesso che ho anche il mallet cap da portare a volte insieme al vibrafono, l'amplificatore, insomma, la squadra si è aumentata, insomma, per cui questo. Barga Jazz è una cosa molto bella, poi tu lo sai perché ci sei stato anche prima di me, sono lì dal 2003, mi sembra, da quando c'è stato Lee Collins, e sai, tutti gli anni si sono succeduti questi grandissimi personaggi, Steve Wallo, Jeremy Pelt, Franco D'Andrea e altri, e per cui è sempre una bella esperienza, ma come ben sai, difficile, perché le parti arrivano 15 giorni prima, sono dei fogli, no? Moltiplicato per 12 brani e bisogna interrompere le vacanze per dedicarsi alle parti di Barga. Infatti mi prendo tutti in giro perché sono sempre lì a ripassare. Infatti, a proposito di questo, io ricordo benissimo che tu hai proprio questa capacità di lettura incredibile. A volte ti trovavo, quando facevo le prove, ti trovavo lì con un setup assurdo, con delle partiture di 6 fogli. Quindi come hai fatto a sviluppare questa capacità? Ma io non mi considero un grande lettore, però veramente, sono altri quelli che leggono bene, ti assicuro. Per esempio Andrea Del Becco legge molto bene, Riccardo Balbinuti legge molto bene. Io leggo perché ovviamente è stato il mio mestiere per tutti questi anni, adesso ho 58 anni e suono da quando ne ho più o meno 18-17 in orchestra, quindi ho sviluppato questa cosa. Però ecco, è molto acquisita, è molto esperienza, ma cioè la mia capacità di lettura non è così elevata come in altri. Comunque, sai, il fatto dei fogli... Poi dopo li sposti, li metti al centro, perché come pensai, noi quando siamo di lì che non vediamo più la tastiera, non ne becchiamo una. Quindi ecco, i fogli sono una cosa, poi il fatto di leggere bene è anche che magari hai studiato tanto e quasi memorizzi. Infatti io tendo a preferire la memorizzazione piuttosto che la lettura, soprattutto nel jazz e nelle musiche che amiamo noi e queste ultime di cui mi sto occupando. Ecco, sì. Anche per la musica che scrivi, qual è la modalità sia di scrittura che poi di apprendimento, di approfondimento? Cioè, scrivi
impari tutto a memoria anche componendo sulle tastiere, sulle percussioni, o fai un lavoro più teorico e dopo vai un adattamento? Devo dirti, Francesco, che la mia fase di scrittura è un po' arenata, perché ho scritto un pochino un parecchio tempo fa, ma poi mi sono più dedicato allo studio. Cioè, negli ultimi 10-15 anni ho studiato molto improvvisazione, molto gli standard, molto i voicing. Sono stato molto preso dallo strumento in questo senso e poi ovviamente dai lavori, da quello che capita sia in campo di musica contemporanea, che nel campo jazzistico, cioè i progetti, quando ti chiamano o chiami. Per cui, no, non ho scritto più da parecchio, e quindi adesso vorrei riprendere a scrivere. Quando l'ho fatto, a seconda dei brani, ci sono stati processi differenti. Non so, Ninna Nanna è una melodia che è venuta un po' così, diciamo, di getto. Un altro brano che avevo scritto, Felix, invece l'ho più costruito. Quello dipende. In genere io scrivo più facilmente forse al pianoforte che non sugli strumenti. Questo è una cosa che... E anche quando ci sono i brani nuovi da leggere, in genere li leggo anche quelli di musica contemporanea, tipo Sentieri Selvaggi o cose del genere. Leggo prima il pianoforte, cioè le note preferisco, e poi dopo li porto sullo strumento. Questo è un metodo così che uso. Condivido anch'io questo approccio, tra virgolette, pianistico, perché effettivamente sul pianoforte si riesce a riordinare le Ci si stanca anche di meno quando hai proprio tante note da leggere le prime volte, cioè più. idee. E per quanto riguarda i vibrafonisti, cosa ne pensi dell'attuale panorama vibrafonistico italiano? Ma penso che ci sia una buona nidiata. Ci sono tanti vibrafonisti, siamo cresciuti, sono venuti fuori tanti e sono tutti bravi, alcuni li ho incontrati. È bello sapere che lo strumento si è evoluto rispetto anche ai miei tempi, dove comunque si contavano, no? C'erano gli storici, quei 5, 6 e poi basta. Ti capita di fare insegnamento anche in questo ambito, quindi di avere degli allievi che vogliono studiare il jazz, l'improvvisazione, magari non Capita. solo al vibrafono, anche sulla marimba? Sì, mi capita. Io nella scuola dove insegno al CEM insegno più che altro batteria, però faccio anche musica d'insieme e capita ogni tanto. Qualche vibrafonista, sì, che vuol fare jazz, ce n'è qualcuno magari che arriva dalla batteria. Sì, capita, certamente non sono tantissimi. In questo caso, te lo chiedo appunto come didatta, che approccio preferisci usare quando un allievo ti chiede di avvicinarsi all'improvvisazione? Ma io in genere parto vabbè, credo che siano le solite cose, no? E i primi approcci con l'armonia, prima parti strette, poi piano piano si aprono le voci, prima dal primo, dal quinto grado, poi dal terzo, dal settimo, un po' tutto progressivamente. E per quanto riguarda l'improvvisazione, ovviamente oltre a rifarmi agli ascolti e a queste cose qui, il più possibile le scale, che sono una specie di, no, trampolino di coperta per poter girare fra i brani. Naturalmente con i brani modali magari è un po' più semplice perché è più facile parlare di terrazze armoniche, no? Che cambiano, mentre con i generi più tonali, con i brani bebop, lì il discorso è più complesso perché ovviamente, come ben sai, la scala non basta, ci vuole anche la frase. E lì è già più difficile trovare un metodo che ovviamente non porti all'ascolto e alla ripetizione degli assoli, cioè alla trascrizione degli assoli dei grandi, ma un metodo che parta un po' dal musicista. Lo sto cercando, ecco, un sistema per il bimba, per i generi più tradizionali, più mainstream. Però comunque ho abbastanza buoni risultati. Per quanto riguarda invece gli ascolti e l'attuale panorama, diciamo, musicale, come pensi che si sia evoluto il jazz in questi ultimi anni, dal tuo punto di vista naturalmente, e come pensi di muoverti in futuro con i tuoi nuovi progetti o con i tuoi futuri progetti? Beh, penso che il jazz abbia uno spettro ampissimo, che si avvale dell'ascolto e della metabolizzazione di tutti i generi che ci sono stati anche solamente negli ultimi 20-30 anni. Dopo la fusion, no? Tutto quello che è successo dopo, anche nella musica contemporanea, se ci pensi, ci sono state molte più commistioni fra la musica contemporanea stessa e il jazz, e quindi anche l'improvvisazione,
con la ripetizione, il minimalismo, la ritmicizzazione della musica contemporanea, e anche il jazz ha preso dalla musica contemporanea un certo strutturalismo, una certa così, ordine e costruzione, ma anche l'aleatorietà. Quindi un certo free, no? Si nutre dell'estetica contemporanea, però improvvisandola. Pensa, non so, a Tim Berne o anche a altri personaggi. E quindi il jazz va proprio, si allarga come a macchia d'olio. Penso che sia molto interessante tutto ciò. Ovviamente magari un certo tipo di jazz swingante con un certo tipo di ritmo terzinato viene un po' forse messo lateralmente. Mi ricordo questa cosa che quando ho visto il quartetto di Wayne Shorter, era ancora tanti anni fa a Milano, al Teatro Manzoni, forse era 15 anni fa, in quell'occasione non c'era nemmeno un brano che fosse swing, tutto even eight. E questa cosa, insomma, è un po' la direzione in cui il jazz sta andando. Sarebbe bello anche trovare uno spazio, no? Per questo tipo di pulsazione, pur rinunciando ai canoni mainstream. Una cosa che è stata detta anche forse nelle tue interviste precedenti alla coppia Perin. Ah sì, sì, certo, certo. Ecco, io mi muoverei in questo senso nei prossimi anni. Mi piacerebbe abbeverarmi di tutto quello che mi è piaciuto, tutto quello che ho ascoltato e anche tutto quello che c'è, guardando un po' in giro. E, anche con l'elettronica, ovviamente, c'è questo vibrafonista francese di cui parlava anche, ho sentito, Marco Bianchi, che ha un suono completamente elettronico, non so se hai sentito. Ecco, e altre diramazioni in questo senso sono sicuramente interessanti, anche dal punto di vista ritmico, questa segmentazione, questo spezzettamento ritmico piuttosto frequentato dai musicisti di oggi. Questa sì, penso che sia la direzione anche per me, un jazz più globale. Ed è per questo motivo che hai iniziato a utilizzare il... cos'è, il mallet station? No, è un mallet cat. Ah, mallet cat? Uno degli ultimi che ho trovato con i suoni dentro, così non devo andare in giro anche con uno scalpello, col computer e dover inserire i suoni. Invece nel Perl, in altri, credo che si debbano inserire i suoni. No, l'ho preso perché mi interessava avere appunto un po' di sonorità diverse, poi soprattutto per fare le prove quando, no, ci sono due piani da fare, che c'è da portare il vibrafono. E infatti questo è geniale, però questa è una cosa geniale. Simpatico, l'ho utilizzato anche per concerti da solo, cioè solo con il mallet, ovviamente utilizzando non solo il vibrafono, che ha una serie di suoni discreto, ma sicuramente ci sono anche delle altre possibilità dentro lo strumento, può essere la chitarra elettrica, può essere il piano Fender, possono essere altri strumenti. E poi anche insieme al vibrafono, sfruttando tutte le due sonorità, magari usando il vibrafono più per i soli, per le cose dove c'è necessariamente bisogno di una sonorità acustica, e il mallet per certi accompagnamenti, per avere, perché ho anche una quinta in più, perché parte dal Do, quindi è come avere un vibrafono dal Do, quindi con un po' di bassi che poi si ingrossano anche grazie all'amplificatore e quindi danno più facilità di accompagnamento magari ai bassisti o ai chitarristi. Sì, perché non so se il nostro pubblico lo sa, ma tu sei anche un bassista elettrico, volendo. Ah, sì. No, mi è sempre piaciuto il basso quando suonavo la batteria con i gruppi, poi loro andavano via e io dicevo: ma mi fermo un po' a studiare la batteria, in realtà tiravo fuori il basso e cominciavo a suonarlo da solo. Oppure a casa scordavo la chitarra di mio fratello, l'ottava sotto e seguivo i brani dei Genesis con la chitarra basso, e allora questa cosa mi ha accompagnato. Alla fine è uno strumento che suono anche spesso con i miei allievi, è capitato così. Quindi, volendo fare un riassunto, oboe, pianoforte, basso elettrico, tutte le percussioni possibili immaginabili, cos'altro? Anche dei fiati magari? No. Ah, poi okay. L'oboe non... Ma questo... magari il fatto di aver suonato tanta musica, dalla musica barocca alla musica contemporanea e poi anche ultimamente con il jazz, aver toccato anche stili differenti, ho suonato delle cose
di Benny Goodman come delle cose free, anche abbastanza arrabbiate. Quindi, ecco, il fatto di poter riuscire a spaziare tra i generi è una cosa che probabilmente mi contraddistingue, per cui questa cosa poi cerco di applicarla alla musica che faccio. Quindi, se dovessi suggerire ai nostri ascoltatori qualcosa per conoscerti ed ascoltarti, visto che c'è questo panorama a 360 gradi, cosa suggeriresti di ascoltare? Ma io non ho inciso moltissimi dischi, per cui consiglierei due, magari il disco di Aisha Duo, che è lo storico Quiet Songs, che mi vede protagonista appunto con Andrea Del Becco, ma anche Glenn Velez e Marco Decimo al violoncello, per cui ci sono brani sia di duo che di quartetto. Poi ultimamente sto suonando con un gruppo dove ci sono tre flauti, un vibrafono e un contrabbasso, e adesso è appena uscito un CD che si chiama The Cage Side of the Flute, che è una specie di parodia, almeno nella copertina, del celebre disco dei Pink Floyd. E questo potrebbe essere un ascolto più recente, si trova su Spotify, e poi ci sono anche forse degli ascolti su YouTube. Ecco, perché c'è anche un paio di miei brani. Sì, poi suoni moltissimo dal vivo, naturalmente chi può andare a sentirti dal vivo, che lo faccia. Poi c'è su Facebook, su YouTube, si trovano, e metto questi spezzoni così, molto brutali. Vabbè. Perché non ho mai il tempo di aprire un programma e imparare a sfumare, adesso lo farò. Vuol dire che occupi il tempo per suonare dal vivo e quindi... Ah sì, sì, beh sì, certo, poi. Allora, grazie mille per questa tua... Grazie a te, Francesco. Questa tua chiacchierata. Non resta che augurarci di vederti dal vivo presto e ci sentiamo poi magari più avanti per qualche aggiornamento speciale. Va bene, okay. Grazie. Grazie. Ciao. A tutti e un saluto. Ciao.